sono Valeria Franco e questa è Salsa d'Arte. Mi trovo a Conversano, in provincia di Bari. Dietro a questo portone si apre un mondo magico, la galleria di un artista speciale, Vittoria Rutigliano. Andiamo a bussare. Benvenuta Valeria. Ciao Vittoria. Piacere. Allora Vittoria, grazie di avermi ospitata presso la tua galleria. Grazie a te. Beh, ho visto che è una galleria molto bella, molto affascinante, che si dispone anche in più sale. E mi colpisce la tecnica che usi. La tecnica è il collage, è una tecnica degli inizi del Novecento, nata con le avanguardie. È chiaro che poi nel tempo ha avuto delle trasformazioni che riguardavano appunto i singoli artisti. Ho capito, quindi si tratta proprio di ritagli di immagini. Ritagli di immagini. Attualmente porto avanti tre serie. La serie musicale, sì, che è quella un po' più vicina alla classica composizione del collage. Questa serie con le cornici dorate è effettivamente il mio mondo, non ideale, ma è il mio mondo particolare. La tecnica, questa a strappo che vedete qui alle vostre spalle, e si chiama Etude d'Arianna. Che cosa significa? Etude d'Arianna è lo studio di Arianna, ed è un testo musicale di un famoso compositore francese che ha musicato il film La Volta Pagine. E in questa serie tratto l'inquinamento visivo delle immagini. Ecco perché l'immagine è strappata, graffiata, proprio perché devo andare a togliere, a sminuire. Quindi tutto quello che ci condiziona, a partire anche dal semplice sfogliare una rivista. Prima volevo farti un'altra domanda, sì, che forse i nostri spettatori si stanno già ponendo. Ma fare il collage non è magari un po' imbrogliare? Non è una tecnica più semplice rispetto magari a dipingere? Allora, molti penserebbero esattamente quello che hai appena detto, ma in realtà è estremamente complesso, perché devi appropriarti di un lavoro che principalmente non è tuo. Ho capito. Quindi è un lavoro stampato, fatto in precedenza da, ovviamente, da un fotografo. Devi estrapolarlo da quel contesto e ridargli nuova vita. Quindi bisogna anche avere l'occhio capace di osservare dove sta, sì, l'immagine che tu puoi andare a riutilizzare. Esattamente. E poi la particolarità del collage che ti permette di sperimentare carte, tecniche, è molto particolare e abbastanza complicato comunque. Quindi è molto più difficile di quello che potrebbe sembrare, sì, di primo acchito. Sì. Ma le immagini tu le ritagli direttamente e le incolli così come sono o fai un'elaborazione intermedia? Allora, dipende fondamentalmente dal formato dell'opera. Se ho un piccolo formato, quindi mi posso accontentare anche di una rivista, perché diciamo io sono vincolata anche al formato della rivista. Se ho dei grandi formati, porto solo il lavoro dell'immagine, quindi il ritratto in grafica, faccio stampare in grande e poi procedo con il classico metodo di come si procede nel collage. Diversamente, nel collage la serie vinaccia, quindi questi fondi rossi, lì ogni forma è stata passata in grafica, perché dovevo ottenere delle stesse più o meno gradazioni di tono di tutti i magenta. Quindi possiamo dire che hai ridipinto i tuoi ritagli, esatto, attraverso, quindi, la pittura digitale. Esatto, il collage digitale è ormai entrato a pieno titolo nelle tecniche artistiche e la contemporaneità stessa dell'artista, quindi ritengo che un'opera, un collage digitale non sia meno importante rispetto al modo quello proprio classico di procedere del collage.
Allora, questa è un'altra stanza della tua galleria e vedo che ogni stanza ha la sua identità, quindi si vedono proprio le tue varie fasi. Che cos'è che identifica ogni fase della tua pittura? Allora, quello che identifica ogni fase della mia pittura è inizialmente l'utilizzo delle cornici. È importante la cornice? Sì, la cornice è l'80% dell'opera. Addirittura? Sì. E il lavoro d'immagine è quello che viene proprio per ultimo. E la cornice è come se fosse proprio uno spazio filosofico che separa lo spazio immaginario da quello reale. Quindi ti dà effettivamente una certa percezione e ti fa entrare più dolcemente anche nel quadro, fino a quasi proprio a appropriartene dell'immagine. Un'altra caratteristica che identifica tutte le fasi di questa serie dorata è l'utilizzo del fondo, quindi parliamo proprio del colore che segue delle particolari fasi. La cornice è il colore di fondo che poi detta effettivamente quella che sarà la struttura stessa dell'immagine. In questa serie azzurra, dove le figure sono molto più regali, nobili, posso permettermi l'utilizzo anche di più colori, perché effettivamente con l'azzurro, essendo un colore freddo, può andare bene tutto. Diversamente dalla serie vinaccia, che ricorda un po' più lo steampunk o il cyborg, dove il modo di procedere sull'immagine è stato completamente diverso, molto più minimalista. Infatti le opere sono più essenziali, esatto, sono più ricche. E però io vedo ad esempio una certa inquietudine, cioè sono opere molto affascinanti, però guardandole ci si sente un po' spiazzati, ci si sente un po' di non sapere dove stare, come se si stesse guardando un sogno. E l'inquietudine, diciamo, è un tema quasi spesso ricorrente nelle mie opere. Ritengo l'inquietudine un'emozione più profonda nella nostra memoria rispetto a un quadro che può essere bellissimo. Beh, è una sensazione che io amo particolarmente, cioè a livello personale vedere un'opera che mi trasmette quell'atmosfera un po' inquietante, onirica, è una cosa che mi attira molto. Infatti, sinceramente, mi ricorda molto anche il surrealismo come corrente. Ti riconosci un po' nel surrealismo? Sì, mi riconosco nel surrealismo, ma anche nel dadaismo, per questa forte decontestualizzazione che posso avere nel momento in cui vado a mettere un oggetto di uso quotidiano e quindi lo svio da quello che è il suo binario. Ritengo che la realtà che ci circonda è quella. È sempre la solita. È difficile poterla modificare se non attraverso l'immaginazione. E quello è l'aspetto che più mi piace proprio dell'arte, riuscire a trasformare la realtà a proprio piacimento. Questa è una cosa bellissima, infatti. Infatti in queste opere ti viene proprio da entrare, da curiosare. Inizialmente può capitare quando ho fatto quest'opera. Allora, quando ho fatto quest'opera tutte con le corone, perché stavo vedendo la serie Netflix The Crown, quindi sì? La storia della regina Elisabetta. E ho preso così tanto le regole, la legalità, l'aristocrazia, la nobiltà, e mi sono fissata proprio sulle corone. Questo fanno parte di un'altra serie che è Umbrella Academy e sono dei supereroi. Ah sì? Sì. E quindi io quando vedo una cosa, cioè, divento anche molto morbosa, ossessiva. Effettivamente sono sempre molto influenzata da tutto ciò che vedo, tutto ciò che mi circonda. Beh, questa galleria è veramente meravigliosa. Ma se uno la vuole visitare, come deve fare? Allora, la galleria si trova a Conversano, provincia di Bari, sì? In via Lamberti 7. È un luogo molto centrale, alle spalle della cattedrale. È aperta tutti i giorni, dalle 6 fino alle 12, alle 2, alle 3 di notte. Ti ringrazio tantissimo di avermi ospitata e ringrazio anche a voi di averci seguito. Se vi è piaciuto questo episodio, ricordate di lasciare un like con il pollice in su e di iscrivervi al mio canale. Continuate a condire la vostra vita con salsa d'arte. Grazie. Grazie. Stai facendo un'intervista? Sì.